Ciao ragazzi, eccoci qua. Volevo condividere questa mappa che per me è molto importante e significativa perché è uno dei primi 3D, è una delle prime mappe 3D da quando ho ripreso a rifare 3D anche per la didattica e rappresenta il Tempio di Hera Lacinia. Ovviamente è uno studio, è una mappa che risale a qualche tempo fa, però ho voluto renderizzarla lo stesso perché comunque fa parte di un tempio che comunque ho trattato diverse volte, ho effettuato diverse ricostruzioni e questa è la prima versione 3D del tempio, la mappa. Ovviamente ci sono tante cose che poi in seguito sono state migliorate dalla rappresentazione successiva. I triglifi, ad esempio, sulla facciata corta sono 10, sul tempio sono 11, di solito anche nello schema dorico occidentale. Comunque il tempio presenta le teste leonine sulla parte finale delle tegole. Ci sono dei soldati in 2D, come potete vedere, che però hanno lo scudo con il simbolo che è passato alla storia come simbolo spartano, soprattutto dopo un film molto importante. E avevo rappresentato il promontorio. Comunque possiamo fare sempre degli accenni storici su questo tempio. È un tempio dorico, è un tempio molto importante che si trovava appunto nel promontorio Lacinio, nell'odierna capocolonna, ed è un edificio che era frequentatissimo fino al V-IV secolo a.C., godeva di una popolarità straordinaria ed immensa. Quel tracciato, quella strada che vedete, la via sacra che conduceva fino al tempio, e tempio che in questa rappresentazione appare solo con al massimo degli uliveti, degli alberi, ma che in realtà comunque era circondato da altri edifici. Nella versione successiva ho cercato di rappresentarlo nella maniera più vicina possibile alla realtà. Nella realtà dei fatti il tempio non era così vicino al mare, c'era addirittura anche una terrazza, come ho rappresentato in una delle rappresentazioni che ho eseguito. Mi piace particolarmente come comunque ho allineato le teste leonine delle antefisse. Ovviamente la decorazione del frontone è fortemente indicativa. Come del resto è indicativa anche quella della versione successiva, perché non sappiamo con certezza quali e quante statue adornassero la facciata corta dell'edificio. Sicuramente, molto probabilmente, essendo un tempio dedicato alla Dea Era, al centro proprio del frontone doveva trovarsi la statua della Dea Era. Tempio che era un tempio esastilo, come abbiamo detto, rispetta perfettamente lo schema dorico occidentale. Tempio che godette, come abbiamo detto, di una certa popolarità fino al, diciamo, ancora nel III secolo. Era una zona molto importante, tant'è vero che lo stesso Annibale vide questo posto, ma anche Pitagora, ovviamente, perché governò anche la città. Come vedete, anche in questa prima rappresentazione avevo già inserito le tegole bianche, tegole in marmo pario, perché era un tempio famoso anche per la bellezza delle sue tegole. Tant'è vero che un console romano effettuò una vera e propria spoliazione di queste tegole, che poi, per motivi del tutto ignoti, sono state riportate sul posto, anche se poi non sono state più rimontate sul tetto del tempio. Ecco, come vedete qui compare l'unica colonna superstite dell'edificio, come vediamo una colonna dorica, e questa colonna doveva essere la seconda della facciata corta, quindi la seconda colonna dell'ingresso del tempio di Hera Lacinia. È un edificio, come abbiamo detto, di una bellezza straordinaria. Ovviamente questa prima versione non potrà mai restituirci la bellezza effettiva dell'edificio, ma probabilmente tutte le ricostruzioni 3D
in generale non potranno mai restituire quello che è stato a livello di bellezza oggettiva, una costruzione vera, reale, tangibile. Possiamo solo farci un'idea, ovviamente, anche a livello didattico possiamo farci un'idea di come poteva essere un edificio, dai suoi acroteri, dalle sue antefisse, dai suoi triglifi, dalle sue metope che in questo caso non sono rappresentate e molto probabilmente non c'erano nell'edificio, ma si sa veramente poco di questo edificio. Come abbiamo detto, è un edificio che ebbe una certa importanza fino al, diciamo, al III secolo a.C., poi con la municipalizzazione romana di Croton e del promontorio Lacinio, ovviamente la zona perse un po' di importanza. È una zona che è passata alla storia perché comunque facente parte della potente città di Croton, città della Magna Grecia, e in questa Croton ci sono stati diversi personaggi famosi che hanno scandito e segnato la storia proprio della Magna Grecia e della civiltà greca in generale, come ad esempio Milone di Croton, il grande atleta, campione delle Olimpiadi che si svolgevano ad Olimpia, uno forse dei più grandi atleti di tutti i tempi delle Olimpiadi che si svolgevano, quindi dei giochi che si svolgevano ad Olimpia ogni 4 anni. Ecco un'altra panoramica in generale dell'edificio. Ci sono delle sentinelle poste all'ingresso, come abbiamo detto, lo scudo non ha una sorta di risvolto storico e questa quindi è proprio la primissima versione 3D del Tempio di Hera Lacinia. Spero che il video vi sia piaciuto, un saluto dal vostro Flipped Prof.